Bentornati in Stellaris. La partita riprende dopo quello che penso sia stato un cambio di versione e in effetti vedo che forse qualcosina è cambiato qua in termini. Non mi ricordavo di avere tutti questi disoccupati nella scorsa partita. Ok, proviamo a togliere la pausa e vediamo che non esploda tutto. Ok, infatti si è riregolato immediatamente tutto. Classiche cose da cambi di versione. Immagino che adesso arriveranno un sacco di messaggi. Nel mentre eravamo rimasti con l'esplorazione in atto. Allora, qua sopra siamo target di un casus belli. Abbiamo superato la nostra naval capacity e siamo in debito di dei gas. Allora, quindi andiamo immediatamente a produrre un po' di gas e vediamo se c'è qualche pianeta che può effettivamente avere degli aggiornamenti da fare, dato che abbiamo un sacco di altre risorse. I cambiamenti dovrebbero aver cambiato la Unity e qualcosa sui sistemi planetari, tra le cose importanti. Anche qui abbiamo da aspettare un altro po' di risorse. Ok, a questo punto possiamo comprare probabilmente un po' di exotic gas o direttamente un po' di... ecco qua, un po' di questi, 10.000 di questi. E direi di continuare con le nostre espansioni. Allora, qui cos'è richiesto? Ok, sono materiali rari che ci mancano in questo momento, ma andiamo avanti nel mentre. Allora, vediamo se le navi erano ancora tutte, le navi da costruzione, le navi scientifiche non ancora esplorando. Le navi da costruzione penso che stiano aspettando, esatto, stavano aspettando la influenze necessarie per completare questi passaggi. Alza la velocità. Allora, c'è l'elezione del consiglio, noi siamo al secondo posto, penso, sì. Mentre la nostra Ships upgraded. siamo abbastanza vicini anche al livello 3 e dovremmo provare anche a costruire altri System approdi. surveyed. Vediamo qua se effettivamente possiamo mettere giù già degli approdi. Anchorage. Mettiamo giù direttamente gli anchorage così. Spero di non Ships upgraded. andare a... questo sembrava proprio già pronto per gli anchorage, perfetto, facciamo anche un upgrade. Questo non ricordo dov'è, quindi vediamo se c'era bisogno. Questo doveva essere, sì, questo penso che volesse essere una base commerciale, forse per andare a prendere questo punto, ma è un po' lontano. Quindi anche questa diventerà una... Ah no, stiamo già costruendo anche qua. C'erano appunto i trade hub in costruzione, perfetto. Allora, a questo punto siamo a 86, è sufficiente per questo sistema. Sì, perfetto, così possiamo cominciare anche la colonizzazione.
Mentre questo qua, a questo punto ne ha bisogno di altri 64, ci vorrà un po'. Allora, sì, siamo sempre in discesa con gli exotic gas, non abbiamo neanche tutti questi minerali. E per il resto stiamo procedendo abbastanza bene. Nel Consiglio Galattico siamo sempre nella seconda posizione del Consiglio Galattico e stiamo discutendo. Siamo in recess, allora leverage imprevedibile. Construction complete. Regola. Siamo sotto il attacco da qualche parte. Che è sempre la probabilmente la razza sotterranea di sabbie mobili. Nel mentre siamo di nuovo full di risorse. Andiamo a prendere un altro po' di. A questo punto direi cristalli e anche exotic gas. Perfetto, e questo dovrebbe permetterci di andare avanti ancora un po' e continuiamo con le espansioni qua, cosa che consumerà quasi sicuramente tutte le risorse che abbiamo appena comprato. Ok, siamo finalmente arrivati al terzo livello della federazione. Una volta approvato questo, possiamo cominciare a spostare probabilmente il vote weight a diplomatic, ma in realtà non sono molto d'accordo. Facciamo così, sì. E a questo punto col vote weight a diplomatic probabilmente possiamo cominciare a pensare alla prossima guerra. Allora, free migration enabled, completiamo tutte le risorse e direi anche separate treaties prohibited. Construction complete. Construction complete. Allora, challenge. Non ho mai capito bene come funzioni la challenge. Allora, vote weight diplomatic, war declaration majority e il presidente, oppure può decidere il presidente. A questo punto possiamo vedere se effettivamente siamo nelle condizioni di provare una guerra. Allora, a questo punto dobbiamo vedere dove sono le nostre flotte e decidere se vogliamo andare contro il Raver Imperium o l'Empire of Vogolaupta. O probabilmente tutti e due. Abbiamo tutta una serie di piccole zone da conquistare molto rapidamente. Allora, questa è una flotta da 26.000 che possiamo aggiornare e possiamo assegnare un leader e possiamo anche mandare sul fronte. Questa è già. Questa è l'antipiracy, l'antipiracy in questo istante la possiamo anche lei mandare sul fronte e potremmo entrare anche con una flotta da questa parte, spero di non star dividendo troppo le flotte. Questa flotta è da 31.000 che può entrare su questo lato, perfetto.
Questo direi che è lo stato che ci preoccupa di più perché separa una piccola parte della nostra nazione, anche se per il momento siamo in comunicazione. Se dovessimo dichiarare una guerra per... potremmo imporre l'ideologia e potremmo invece ragionare sulla... domandare la vassalizzazione. Ok, nel mentre facciamo andare le navi. Allora, queste sono le nostre truppe da sbarco che vanno quindi qua insieme alle altre. Qui ce ne sono 12.000, 29.000 e ne abbiamo anche un po' internamente. Forse ci conviene concentrare su questa zona, ecco, mentre per la Raven Empire potremmo stare addirittura difensivi. No, vabbè, in realtà possono entrare da questa parte, quindi dovremmo attaccare e prendere almeno il sud. Ok, facciamo muovere questa flotta che è una delle più grosse in posizione. 29, 40, 29, 16. Vediamo se tutto questo poi in realtà riusciremo a effettivamente effettuare un attacco. Ora possiamo fare una nuova colonia, abbiamo un sacco di robot, ma non mi piacciono i robot naturalmente, e abbiamo un po' qui le nostre razze migliori. E come lo chiamiamo? Non mi ricordo neanche più che nomi ho già usato e che nomi usare. Quindi Studio 60 mi sembra di non averlo mai usato. A parte che Studio 60 forse non è il nome della discoteca, ma è il nome di una serie TV, adesso non ricordo, però va bene Studio 60. Ok. Continuiamo a scavare. Allora, qui abbiamo anche da logicamente costruire le stazioni. Qua abbiamo ancora 16 punti da fare. Allora, technology researched. Cerchiamo di capire dove sono i pianeti principali dei nostri nemici. Sono effettivamente lungo questo asse. Io qui potrei tagliare fuori. Ci sarebbe da dividere le truppe e avere una. Construction complete. Una truppa che gestisce le retrovie. Questo dovrebbe essere la capitale. Hanno ancora il nome della mia vecchia alleanza, la Love Parade. Abbiamo una tecnologia da ricercare, andiamo a ricercare Advanced Starcraft, Advanced qualcosa, ok. Qui abbiamo effettivamente qualche truppa che può andare a gestire queste piccole pianeti isolati, mentre il grosso delle truppe si può muovere verso l'interno. Allora, construction complete. Controlliamo di avere i generali a disposizione. E quindi avevo assegnato prima. Ok. A questo punto il Senato è finalmente in sessione
sembra che hanno proposto di legge sul che aumenta il peso dell'economia, sembrerebbe vicina a passare. Ok. Una volta che questa nave è arrivata a destinazione, possiamo cominciare a pensare all'attacco. Nel mentre dovremmo avere abbastanza punti per continuare l'espansione da questa parte e procediamo. Qui ci vuole ancora qualcosa. Ancora tre sistemi lì. Abbiamo anche queste truppe del parco da unire, dovrebbero essere solo una. Ok. Ero in pausa. Potevo aspettare così tanto che le navi si muovessero. Eccoci qua. E a questo punto cominciamo a provare a dichiarare la nostra guerra. Al solito. Non possiamo. Allora, perché il nostro potere relativo non è maggiore? Che strano. Però possiamo. Allora, questi effettivamente sono equivalenti, mentre questi sono inferiori, quindi cominciamo da loro. Demand vassalation, confermo. E a questo punto devo spostare la flotta di sbarco da una città, da un fronte all'altro. E comunque sì, dovrò prima distruggere questa nazione e vedere se riusciamo a effettivamente fare più danni possibile alla loro economia, mentre che declare war. Mix tributary o vassalize, non ho mai capito bene la differenza tra le due cose. Dichiariamo guerra. Io voto per il sì. E dovrei avere il potere sugli altri due proprio sul voto di maggioranza. Construction complete. Allora. E in realtà mi dice no. Mi dice no perché? Perché io ho 12.460 e gli altri hanno 12.000 e 4.009. Pensavo di essere molto più potente. Allora, a questo punto non possiamo dichiarare direttamente guerra e quindi attendiamo con le nostre armate sul fronte. Perché continuiamo il nostro miglioramento e la nostra espansione. Per qualche ragione, forse probabilmente anche le patch hanno contribuito a ridimensionare l'effettivo potere del nostro impero. Comunque va bene, siamo in pace, siamo sempre invaders defeated. Ok, qui continuano a risaltare fuori, io quindi metto un po' di... non ci sono armate di difesa in realtà, ma posso provare ad aggiungere un paio di Military Academy e Stronghold, un paio di Stronghold. E
a questo punto facciamo anche un paio di industrie civili e vediamo come va. Allora, technology researched. Abbiamo un nuovo livello di scudi. Allora, prendiamo i travel, il viaggio nei gateway. Come risorse siamo sempre in passivo. E a questo punto abbiamo mandato in inferior nuovamente la loro technology researched flotta. Construction complete. E però abbiamo finito i beni di consumo, che andiamo immediatamente a acquistare sul mercato globale. E quindi a questo punto abbiamo anche i mega cannon e avremo proprio bisogno di una guerra per ristrutturare il nostro la nostra flotta. Qui vedo invece ci sono delle risorse scavabili. Allora, facciamo due cose. Intanto vedo che finalmente sta arrivando la nave qua. Facciamo così e così. Perfetto. E volevo l'altra, un'altra nave da costruzione di quelle libere. Perfetto, eccola qua. Vabbè, qui non possiamo ancora costruire l'outpost, però possiamo andare a prendere, non possiamo prendere queste miniere, possiamo prendere, ricostruire queste miniere e vediamo se questo invece, allora, queste miniere le dobbiamo ricostruire, è ok. E poi, con un'altra nave da costruzione, andiamo a vedere se non mi dà il tasto destro. Colonization initiated. Abbiamo cominciato la colonizzazione di questa quest'altra di Studio 60. E abbiamo tutto il cibo di questo mondo, quindi a questo punto possiamo vendere il cibo. Ho sbagliato tasto, complimenti. Allora, 1, 2, 3. Ok. Ho buttato via un po' di soldi con un click sbagliato del tasto, ma pazienza. Alla fin fine, nonostante tutto, le risorse non sono il grande problema. Allora, qui come andiamo? Siamo sempre a 12.195. Construction siamo addirittura complete. Diventati secondi dietro gli Accadi. Gli Accadi, che sono effettivamente belli grossi e belli strutturati. E per qualche ragione sono addirittura più potenti di noi. Noi siamo ancora presidenti di turno. Construction complete. E adesso vediamo, arrivare al livello 4 ci vorrà un po'. Con il livello 4 effettivamente potremmo arrivare al dominio, però. Però allora siamo sempre in penuria di consumer good. Vediamo se possiamo produrne altri. Non vedo effettivamente la produzione di consumer good qui. C'è una fabbrica già giù, ma non penso se ne possa mettere più di una per pianeta, forse. Allora, miglioriamo questa. Qui ce n'è già una. Qui ce n'è già una. Qui pure. Qui sembrerebbe di no. Oh, adesso ci sono. Cominciano ad esserci. Sembrerebbe delle persone sullo slave market. Oh, guarda qua quante persone ci sono sullo slave market. A questo punto noi possiamo andare a riempire
a basso costo i nostri pianeti, tipo Forte dei Marmi. Andiamo 50, 51, 52, 53, 54, 55. Ok, questo ok, fino a quando c'è disoccupazione direi che possiamo spendere. Ok, però abbiamo speso anche tutto il nostro budget in questo momento. Allora, questi sono i lavori disponibili. Quindi, per esempio, questo pianeta che è Golden Flower. Construction complete. Però, allora, un momento, andiamo a aprire, perché non capisco bene perché se ci sono lavori disponibili. Ok, 27, 28, ok. Non so che aperture sono, alcuni da Ruler, molti da Clerk. Ok. Allora, vendiamo un altro po' di cibo. Metto un momento in pausa che non ho capito cosa è successo. E prendiamo un altro po' di schiavi che quando entreranno nel nostro pianeta dovrebbero essere immediatamente liberati. Andiamo a controllare però effettivamente questa cosa su Moss. Allora, ho due undesirable. Chi sono gli undesirable per noi? Però comunque sì, non ho schiavi. Cerchiamo di capire chi sono. Dice there are no undesirable pop on this planet, però me ne segna due. Forse sono due posti possibili, uno. Qui stanno costruendo anche dei robot. Boh, non ho capito, sembrerebbe cambiato qualcosa. Qui intanto è morto un nostro scienziato. Allora, è morto il nostro scienziato che possiamo andare a cambiare con un altro militare, tipo questo. Perfetto. Poi che problema abbiamo? Ci mancano sempre le solite cose. Allora, possiamo vendere gli alloy, mi dispiace venderli. Però abbiamo un sacco di exotic gas, vendiamo quelle, andiamo in un paio, anche tre, e andiamo a comprare tutto questi e cerchiamo di capire se riusciamo a uscire da questa crisi dei beni di consumo. Ma direi che per il momento siamo già arrivati a un punto con questo episodio. Sicuramente la partita sta diventando molto particolare per il fatto di essere durata tre versioni di Stellaris, e soprattutto Stellaris in questi mesi ha praticamente una nuova versione con delle modifiche alle meccaniche anche abbastanza sostanziali ogni mese. E quindi direi che per il momento ci salutiamo e ci rivedremo per un altro episodio nel quale cercheremo di tornare ad essere la posizione dominante all'interno della nostra federazione e possibilmente anche all'interno del Senato Galattico. Al prossimo episodio!